Ciao ragazzi, no, non ti hanno sentito. Ah, ciao. Mo ti hanno sentito. Ciao ragazzi, oggi faccio un tag per il quale sono stato taggato da lui. Questo è il mio vecchio telefono, tutto incasinato. Questo è Plastic Man. Plastic Man, un grandissimo. Se non lo conoscete, fatelo, andate, conoscetelo, perché è un ragazzo stra simpatico, fa dei video bellissimi, una alla settimana, ogni lunedì lo posta. Come me uguale, discreto, ma poi fa dei video veramente simpaticissimi. Ha un montaggio pazzesco, lui è veramente simpatico, sì, mi piace proprio anch'io. Un sacco. Quindi andate a curiosare il canale di Plastic Man. E no, e mi ha taggato, no? In questo tag che si chiama 3 Minutes Tag, no? Scritto da lui, peraltro, quindi se l'è cantata, se l'è suonata, e mi ha taggato, e quindi giusto appunto risponde a te. Cosa difficile, perché? Dov'è il tuo telefono? Là. Ok, perché dobbiamo imposta il timer. Ah. Cioè, li prepariamo tantissimo prima i video, no? In cosa consiste? Lui ha scritto, lui se l'è inventate, queste 50 domande, no? E il tag consiste nel rispondere a queste 50 domande in 3 minuti, quindi il tempo è dei 3 minuti, in tempo sta 3 minuti. E ogni volta le faccio ripartire. Fai 3, da 3. 3 a scendere. E cosa succede? Ho pensato di far questo, no? Dico, insomma, siamo insieme, cosa facciamo? Se rispondevamo tutti e due alla stessa non ci vedevamo 12 ore. Allora abbiamo fatto una piccola gara io e Stefania. E vediamo chi risponde a più domande, insomma, una garetta così nostra, insomma, non quelle nostre, via. E quindi niente, quando sei pronta mi dai il via, io ma parto a rispondere capace. Alle domande. Poi lui, tra l'altro, ha fatto un montaggio bello, tutto figo, rispondeva in un tempo veloce a delle domande, quindi in poco tempo ha un sacco di domande, ma montate delle robe fantastiche. Io le faccio più alla buona, Plastic, però insomma, vediamo un Plastic. Po' cosa ne viene fuori. E certo, dammi il via, io vado. Ma non sono capace io. Non sei capace io. E facciamo anche ogni volta, quando vedo tre. Ma no, dammi tre, perché, scusami, se noi facciamo il timer così... Ma lì non va. Perché non deve andare sto coso? Ma arriviamo ragazzi, hai un timer un po'... Non puoi impostarlo, le parti. Niente, interrompi e... Esatto, no, dico io... C'è il Lesus, io c'ho il telefono questo. Dai, fammi partire, dammi lo stop via. Dimmi via e poi mi dai lo stop. Vado. Dai, fai 3, 2, 1 e inizio. 3, 2, 1, via. Ultimo film che hai visto al cinema, Fallen. Ma come reagito? No, dopo. Come hai reagito quando sono uscite le materie a maturità? Tranquillo, me l'aspettavo, era più o meno insomma, le sapevo. Quando è che devo dire stop? Io? Quando arrivo a 3 minuti. Ah. Usi la sigaretta elettronica, no, ho smesso di fumare. Qual è il tuo motto YOLO? Qual è il cartone da Disney preferito? Il Gobbo di Notre Dame. Uno youtuber che ami, dico Vale, così non si incazza nessuno. Uno youtuber che odi, no, odiare nessuno. Insomma, è facile o difficile innamorarsi? Difficile. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Illumine, dice una situazione che ti mette ansia. Quando penso a una cosa che non è, ma penso che lo sia, e quindi mi agito. Che cosa odi del cinema? Il biglietto, il costo, troppo alto, 12 euro, no, 9, 10, troppo. Marcione. L'ultimo concerto cui sei stato, Renato Zero con lei, una canzone che ti rimane sempre nel cuore, è difficile, però dico Forever Young. Meglio vivere in Italia all'estero, Italia, tatuaggi, sì, quali, ne ho parecchi, tipo una quarantina, credo. Tre cose che vorresti fare prima di morire: girare il mondo, farmi una famiglia e fare del bene alla gente il più possibile. Hai la possibilità di passare una giornata con una persona qualsiasi, chi scegli, Kat Von D. Qual è l'oggetto più inutile che hai comprato da Tiger? Il tape dispenser. Preferiresti rinascere nel passato, presente o futuro? Presente, perché ci devo vivere. Se fosse giusto per dare una spizzata, passato ma anche futuro. dico presente. Il tuo cantante preferito? Mary J. Blige. Cosa cambieresti di YouTube? Di base nulla, mi piace così com'è. 22. Pizza o sushi? Ammazza, Plastic, guarda che roba. Sushi. Fedez o Marrakesh? Fedez. Di cosa non potresti fare a meno? Delle persone che amo. 25, un segno particolare, tatuaggi. 26, quanti e quali sport hai praticato? Nuoto, corsa, tennis, parecchi. Materia preferita a scuola, le umanistiche, di base direi inglese e italiano. Hai la possibilità di diventare protagonista di un film, quale sarebbe? Ghost. Apple o Samsung? Samsung. Racconta la barzelletta più divertente che conosci. Allora, c'è questo tizio che si deve imbarcare sul lago di Tiberiade, arriva il barcarolo e gli fa, so 50 euro, così dice, ammazza, così caro. E lui dice, ammazza, ci ha camminato Gesù su sto lago. E quell'altro gli fa, e te credo, costi prezzi. Hai mai incontrato un Pipsi? Ho incontrato Prudy Streghe, ho incontrato... chi è che ho incontrato? Siria? No, ne ho incontrati. Social preferito, escluso YouTube, perché è qualcosa di diverso da un social, direi...
WhatsApp se fosse un social, se no altrimenti Facebook. La tua più grande passione, i tatuaggi. Qual è la cosa più bella che hai fatto in questo mese? Tutte le cose che ho fatto con questa stronza qua vicino. Se potessi avere un superpotere, volare. La top 5 delle serie TV, dico soltanto le prime due perché sono Lost e Streghe, le uniche che vedevo e ho visto. Pandoro, panettone, panettone. La canzone del momento, quella di Della Turci di Sanremo, Fatti bella per te. Meglio serata in discoteca davanti alla TV mangiare pane e salame, davanti alla televisione mangiare pane e prosciutto, perché salame non mi piace. Un cantante che non ascolteresti mai, rapper. Sport preferito, nuoto. Suono, strumento musicale, no. Hai la possibilità di esprimere tre desideri, quali esprimi? Pace nel mondo, ma quella vera. Di avere tanti superpoteri e essere giovane per sempre. Il tuo piatto italiano preferito, insalata di riso. Però davvero, cazzo, stiamo in guerra. 2,58. Il posto che ti piace visitare è... non lo so. Interrompi. Dai, ne ho dette 44. Finito? Perché quante sono tutte? 50. Ma io non leggo così veloce, quindi fermo. Cazzi tuoi, sono andato a 44. Ma io devo rileggere, non certo, posso rispondere. No. E le altre, ve le dico per la gloria, Il Signore degli Anelli o Harry Potter. Non dire, magari ci arrivo io. Il film che ha salvato. Ma io non posso partire, no, dal basso. Sì, capirai, no. No, giusto per far leggere delle domande diverse, poi se non arrivo non lo faccio. Ma queste poi finisci, tanto io le ho quasi finite. Toh, il posto che piacerebbe visitare California. Harry Potter o... anche non so stare. Però non mi sono grattato il cucchiaino, non ce l'ho fatta. Harry Potter o Il Signore degli Anelli, Harry Potter, il film che ha cambiato la tua vita, probabilmente Ghost. Meglio guardare i film a casa al cinema, messo tutto il cucuzzaro insieme, cinema. Dici una cosa che hai fatto di cui ti sei pentito, di base non ne ho, insomma, più o meno va bene così. E tocca a te. Ma io non leggo veloce. E qua, e poi devi scorrere così. Ma va, grazie. E no, visto il timer. Vabbè, so scorrere da un telefono. Ah, sai scorrere da un telefono, già un fatto buono. E io quando ti do 3, 2, 1 e parti, Madonna. Allora, 3, 2, 1, vai. L'ultimo film che ho visto al cinema è La Land. Come hai reagito quando sono uscite le cose della maturità? Ero nervosa. Usi la sigaretta? No, non fumo. Il tuo motto non ce l'ho. Film cartone di Disney preferito? Mulan, perché fa qualcosa di diverso rispetto alle altre. Uno youtuber che ami? Lui. Uno youtuber che odi? Nessuno. È facile o difficile innamorarsi? Facile. L'ultimo libro che hai letto? I frutti del vento. È una situazione che ti mette ansia a pensare al futuro. Cosa odi del cinema? Le persone che dietro fanno rumore. L'ultimo concerto è Renato Zero. Una canzone che ti rimarrà nel cuore, sono un po' quelle di Ramazzotti. Meglio vivere in Italia o all'estero? Dipende. Tatuaggi no. Tre cose che vorresti fare prima di morire: viaggiare il più possibile, essere serena e stare bene. Boh, hai la possibilità di passare una giornata con chi? Gli amici in generale, non con i VIP, non mi interessano. Qual è l'oggetto più inutile che hai comprato da Tiger? Una plastichina da mettere sulle scarpe quando piove, perché di base non l'ho mai usata. Rinasce nel passato, presente, futuro, passato. Cantante preferito, Michael Jackson, ma è morto. Ciao, cosa cambierai su YouTube? Niente. Pizza, sushi, pizza. Fedez contro Marrakesh, nessuno. Di cosa non potresti fare a meno degli amici? Un tuo segno particolare, non lo so, mi sono un po' schizzata. Quanti, quali sport hai praticato? Tanti, quindi non faccio tempo a dirteli, se no perdo. Materia preferita a scuola, letteratura. È la possibilità di diventare protagonista di un film, quello storico. Apple, Samsung, Apple. No, vabbè, racconta la verità più divertente, le sento ma non me le ricordo mai. Dai, una via, dai, hai mai una, incontrato ride, un VIP? No? Social preferito? Nessuno. La tua più grande passione? L'attività fisica. La cosa più bella che hai fatto in questo mese è stare con lui tanto, tanto, tanto. Se potessi avere un superpotere, volare. Top 10 delle serie TV, Friends. Pandoro, panettone, panettone. C'è solo Friends. La tua canzone Friends del momento. Già mi hai detto Friends. Non è vero, che sia benedetta. Meglio di meglio serata in discoteca, sì, assolutamente, rispetto a che stare sul divano a mangiare la pizza. Un cantante che non un cantante che non ascolterai mai. Boh, i rap anche io mi piacciono. Sport preferito, equitazione. Suoni uno strumento musicale? No, la chitarra ci ho provato, ma miseramente. Hai la possibilità di esprimere tre desideri? Quali? Ma non è quella di prima. Essere serena, viaggiare il più possibile, ma è quella di prima. No, lì sono tre cose che vorresti fare prima di morire, qua sono desideri. Ah, desideri, realizzarmi, boh. Il tuo piatto italiano preferito è la lasagna. Il posto che ti piacerebbe visitare più di qualunque altra cosa? Machu Picchu. Harry Potter, Signore degli Anelli. Vaffanculo, hai vinto, stronza. Il film che ha cambiato la tua vita, quelli non... ce ne sono tanti, che ha cambiato in assoluto. Dai che 8 secondi. Modali verdi fritti. Vai. Meglio guardare il film a casa, al cinema, dice una cosa che hai fatto di cui ti sei pentita, tante cose. E l'hai detto cazzo in 3 minuti. Wow. 3 minuti tonda, stronza. Leggo veloce, non fa, però non hai raccontato.
raccontato la barzelletta. No, io veramente non le so le barzellette. Cazzo, hai vinto, zia, grande. Ogni volta le sento, ma non me le ricordo, ma non le so ripetere. E quando cerco di raccontare perdo dei pezzi o metto insieme diverse barzellette, quindi alla fine è un casino. Allora davvero non le so. Non le hai raccontato una barzelletta io? Sai che è vero, non me ne ricordo. No, e quindi non era per andare più veloce, che proprio. Le sento, rido, ma poi devo raccontarla, ma non mi viene in mente. Invece io me ne ricordo, questo mi viene in mente quella lui di lui è una puttanata via l'altra, io non me ne ricordo, non me le ricordo mai. Voi lo sapete perché i pinguini hanno il pisello piatto? Vabbè, dai, abbiamo finito, ce ne andiamo, guardaci qua, abbiamo chiuso e ci siamo anche qua. Allora, tagga la 50esima di Plastic Man. Allora, la taggo questi tre qua. Dai, mi sono segnato tutte le mani. E non me li ricordavo. Allora, taggo. Vedi, con le barzellette, poi diciamo. Beh, ma io le ce ne so perché. Allora, taggo tre persone. Salvo Tube, un grande, lui fa questi video bellissimi con la compagna, fa un sacco di DIY. Tra l'altro voglio farlo col palloncino giallo per fare le muti con fighe antistress. Ah, me l'ha detto. Lui sì. Stra simpatico, la compagna, due persone fantastiche. Quindi fatelo insieme voi due, loro fanno video insieme. Quindi fate la gara anche voi, vediamo se vince lei o lui. Vabbè. Vince lei. Poi taggo Kika, se t'hanno fatto il culo Kika. Che non è Cica. No, per, c- per me sei Cica, perché. Però vabbè, lei è simpatico detto, anche Cica. Ma, 73, ma ha fatto un buio le cose. Quindi Kika 73. Erika, un bacione. E poi taggo Luca, non esiste. Non esiste, però intanto. Allora. No, non esiste perché. Però qualora esistesse farebbe il. Ecco, però non esiste, quindi non lo fa. Non lo so, vediamo cosa. Buon cuore vostro, lui è un grande, lui racconta, fa, mamma mia. Tra l'altro lo dovevamo andare giù anche prima o poi a incontrare Luca. Lui viene da Taranto, va a Roma. Ma è uno simpatico, un grezzone, racconta, fa un artista, un attore. Noi ce ne andiamo, ragazzi, ci vediamo poi prossimamente. Saluta ciao. E andiamo. Ciao ragazzi, state bene, vaffanculo. Andiamo, ciao, state bene, ciao.